Preghiamo il Salmo 34-33. È un salmo alfabetico, è un salmo sapienziale, ma soprattutto è un salmo di ringraziamento. Sì, la parte esortativa, la parte sapienziale del salmo non deve cancellare quello che è un po' l'intento di esortazione a benedire, a ringraziare il Signore per la giustizia divina, cioè per il Dio giusto che con il suo amore ci rende giusti. Lo sentiremo dal brano di questa sera. Questa sera, Dio piacendo, finiremo il capitolo 17, che contiene la preghiera di Gesù prima della sua passione. E abbiamo già visto che in questa preghiera, mentre Gesù si esprime totalmente davanti al Padre e ai fratelli, abbiamo già il commento di tutta la passione, di tutto ciò che seguirà. Quanto segue non sarà altro che la realizzazione di quanto è stato detto in questo capitolo, dove Gesù dice: «Ho manifestato il tuo nome, ho manifestato la mia gloria». Cioè Gesù manifesterà che Dio è Padre proprio mostrando la sua gloria di figlio, cioè il suo amore assoluto verso i fratelli. E abbiamo visto la volta scorsa che Gesù prega per i discepoli chiedendo due doni. Ecco, il primo dono che chiede è l'unità. Ecco, l'unione è il grande desiderio che c'è tra le persone, che c'è nell'umanità. Dicevamo, è come la forza di gravità che tiene insieme il creato. Ecco, così la forza che tiene insieme l'umanità è questa attrazione, questo desiderio di unione e di comunione. E abbiamo visto come deve essere questa comunione. È la comunione nell'amore, cioè nella distinzione, nell'alterità, nella diversità, nel rispetto di ogni diversità. E anche abbiamo visto l'importanza di questa comunione. E Dio nessuno l'ha mai visto. Ecco, il Padre lo si vede dove si vedono dei fratelli. Nella nostra comunione fraterna si vede che Dio è Padre. Quindi la credibilità di Dio, come vedremo, è affidata alla nostra testimonianza, alla nostra unità. E anche dicevamo che la divisione tra cristiani è il grande peccato. I cristiani sono sacramento del mondo, cioè segno efficace di ciò che cos'è, di ciò che è il mondo. Il mondo è fatto tutto di figli di Dio. E i cristiani sono questa coscienza di essere figli di Dio, che testimoniata da loro, ecco, è accessibile a tutti, perché dicono: ma è bello essere così. Per cui dove non c'è unione tra noi, davvero è il grande male. Così contemporaneamente abbiamo visto l'altro grande male contro l'unione e la fusione, cioè la confusione, il pretendere che tutti siamo uguali, l'omologazione, pericolo grossissimo anche per la Chiesa sempre. Basta fare una leggina al giorno, alla fine siamo tutti omologati a norma, non siamo più umani. E questo che si fa nella società si fa anche nella Chiesa, fa parte dell'uomo, insomma non riesce a tollerare la distinzione, accettata nell'amore come luogo di comunione. È il peccato radicale, è il peccato della non accettazione del padre, della madre, del fratello, di noi stessi, dell'altro e di Dio. Quindi è un cammino grande questo di essere perfetti nell'unità. Quest'unità che è già data nel Figlio. Ed è bello ritornare su questo testo, e per esempio
proporrei che la settimana dell'ottavario dei cristiani durasse 7 settimane e che, che ogni cristiano, soprattutto i capi dei cristiani che ritengono di avere una certa cosa da difendere, leggessero ogni giorno, 77 volte al giorno, questo capitolo. Poi forse cambieremmo il modo di pensare. Cioè capiremo che il grande male è la divisione e sotto la divisione c'è il fatto di voler essere in unione con l'altro divorandolo. Per questo, ecco, dopo aver parlato dell'unità, diceva il fine dell'unità è perché il mondo creda e poi perché la vostra gioia sia perfetta, sia la mia stessa gioia. Cioè in quest'unità noi uomini partecipiamo alla gioia stessa del Figlio di Dio, che è la stessa del Padre, che è lo Spirito Santo. Partecipiamo della vita di Dio. E poi continuava Gesù dicendo, Padre Santo, santificali nella verità. Ecco, noi dobbiamo essere santi, santi vuol dire diversi, dobbiamo essere in questo mondo diversi dal mondo, mentre il mondo è diviso e omologato, ecco, noi dobbiamo essere uniti e differenziati, questa è la nuova santità. Siamo diversi per questo, è la santità dell'amore e della misericordia e dell'accettazione di ogni alterità. Più o meno erano i temi della volta scorsa. Questa sera vediamo che Gesù continua la sua preghiera, variando ancora su questi temi, non più per i discepoli presenti, ma per i discepoli futuri, cioè per noi. E poi conclude la preghiera aprendo un po' tutto l'orizzonte all'infinito, quindi leggiamola e poi vediamo. Siamo al capitolo 17, dal versetto 20 al termine 26. Ora, non solo per questi chiedo, ma anche per quelli che credono in me per la loro parola, affinché tutti siano uno, come tu, Padre, in me e io in te, affinché anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi mandasti. E io la gloria che hai dato a me l'ho data a loro, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'uno, affinché conosca il mondo che tu mi mandasti e li amasti come amasti me. Padre, quanto mi hai dato voglio che dove sono io anch'essi siano con me, affinché contemplino la mia gloria che hai dato a me, perché mi amasti prima della fondazione del mondo. Padre giusto, anche se il mondo non ti conobbe, io invece ti conobbi, e questi conobbero che tu mi mandasti, e feci loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale amasti me sia in loro e io in loro. Ecco, nei primi versetti, versetti 20-23, abbiamo la preghiera di Gesù per i credenti futuri, cioè per noi, e poi nei versetti 24-26 c'è una ricapitolazione finale, quasi una sinfonia dove tutti i temi del capitolo e del Vangelo vengono ripresi in unità e suonati insieme. E circa la preghiera che Gesù fa per i credenti futuri, cioè per noi, anche questa preghiera è sempre a ondate successive, come
in Giovanni avviene, e prega perché siamo uno, il primo perché, il secondo perché è che se noi siamo uno, il mondo crede. Che cosa? Crede nel Figlio, cioè crede nel Padre, cioè conosce l'amore. E poi ribadisce ancora la stessa cosa approfondendola. E ora fermiamoci sui primi versetti, sulla preghiera che Gesù fa per noi, e chiediamoli ciò che ci vuol dare. Primi due versetti. Ora non solo per questi chiedo, ma anche per quelli che credono in me per la loro parola, affinché tutti siano uno come tu, Padre, in me e io in te, affinché anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi mandasti. Ecco, Gesù prega anche per noi e noi siamo presenti alla sua preghiera. E lui presenta noi al Padre, si è già presentati 2000 anni fa nella sua carne e, come vedremo, ci ha presentati da prima che il mondo fosse, nel suo amore di Figlio al Padre. Ed è bello sapere che noi siamo nella preghiera del Figlio. Siamo strettamente dentro nel rapporto che il Figlio ha col Padre, per questo è Figlio. Se esclude uno di noi non è più il Figlio, non è più il cuore del Padre, che considera tutti figli. Ed è bello pensare che più che pregare noi, siamo noi nella preghiera del Figlio. Per noi prega, che crediamo in Lui per la parola dei discepoli che c'erano allora. Noi non abbiamo visto Gesù, abbiamo conosciuto attraverso la loro parola, abbiamo visto che questa parola dà anche a noi il potere di diventare figli di Dio, che questa parola ci racconta la nostra verità, che questa parola ci mette in comunione con noi stessi, con gli altri e col Padre, e anche noi quindi crediamo al Figlio, crediamo in Lui. E cosa chiede Gesù per noi? Chiede che noi siamo uno, una cosa sola. Con la divisione è la morte e l'unione è la vita. La divisione dall'altro è la morte, perché la vita di ciascuno di noi è la relazione con l'altro. E tutta l'umanità forma un'unità, perché non puoi escludere nessuno, perché se escludi un uomo, escludi l'uomo, escludi Dio. Tutte le forme di razzismo sono tremende, o anche di discriminazione all'interno della stessa società, o di discriminazioni coi poveri, con gli emarginati, con gli affamati, coi carcerati, coi nudi, con tutti quelli che disprezziamo perché non contano, è veramente l'uccisione di noi stessi come figli. Gesù chiede che siamo uno. Uno nell'amore, come tu, Padre, sei in me e come il Padre nel Figlio. Si esprime l'amore come in abitazione. Prima cercavo di fare dei cerchi per vedere perché si complicano molto le cose. E c'è un primo cerchio dove c'è il Padre all'esterno, che amando il Figlio contiene il Figlio, e il Figlio amando noi contiene noi, e noi allora siamo al centro di Dio, del Padre e del Figlio. Poi vale il contrario, che noi amando il Figlio ce l'abbiamo dentro di noi. È il Figlio che ama il Padre, c'ha dentro di sé il Padre, e allora noi conteniamo il Padre e il Figlio. Quindi siamo l'uno nell'altro nel reciproco amore. Ed è molto bello proprio considerare questa essere l'uno nell'altro nell'amore, perché uno dove sta di casa? Dove è amato?
E allora qual è la nostra unione? Come il Padre è nel Figlio, totalmente nel Figlio perché il Figlio lo ama, e il Figlio è totalmente nel Padre perché il Padre lo ama, così la nostra unione tra noi è la stessa che c'è tra il Padre e il Figlio, nella differenza assoluta e nell'accettazione assoluta. E poi ribadisce perché anch'essi siano uno in noi. Capovolge il concetto che noi siamo dentro in Dio, siamo nell'abisso di Dio. Proprio mediante l'amore siamo gettati nel grembo della Trinità, che contiene l'universo e Dio stesso. E noi siamo lì immersi. Ed è proprio questo nostro essere in Dio, immersi nell'abisso senza fondo della Trinità, che fa sì che il mondo creda nel Figlio, perché capisce di essere Figlio, perché vede i fratelli e conosce il Padre. Quindi la credibilità del messaggio cristiano non è affidata alla propaganda, alle strutture, a tutte quelle balle varie che ci inventiamo, né alle crociate, né alla identità culturale dei cristiani, né a questo né a quello. È nell'apertura che il credente ha verso tutti, perché sono tutti figli di Dio, escluso nessuno. È nella cattolicità. E quando si dice cattolicità non si intende la Chiesa Cattolica Romana Ambrosiana, si intende quella aperta a tutto il mondo. Allora può essere anche quella cattolica ambrosiana romana che si trova in questa Chiesa, se siamo aperti a tutto il mondo, altrimenti non siamo cristiani, se escludiamo uno. Ed è proprio in questa cattolicità che Dio si rivela come Padre unico e si conosce il Figlio come mediatore. E si conosce che tutti siamo figli. E capite che è proprio nell'unità tra i cristiani che è possibile l'unità nel mondo. Perché noi siamo tutti diversi, di molti popoli, molte razze, di tutti i popoli, di tutte le razze, di tutte le culture, di tutte le condizioni, di tutte le contraddizioni possibili e immaginabili. Se noi davvero ci consideriamo fratelli, tutto il mondo vedendo dice, ma allora siamo tutti fratelli, se lo sono loro. Quindi siamo il sacramento di salvezza del mondo, se siamo uniti. Laddove noi siamo divisi, siamo il sacramento di perdizione del mondo, siamo come gli altri. E allora diciamo giustamente mea culpa. E questa è la preghiera che Gesù fa per i credenti futuri. Vedete, non fa molte domande al Padre, fa una sola domanda, che siamo come Lui e il Padre. Che siamo immersi in Lui. E l'essere battezzati è proprio l'essere immersi nel Figlio che è immerso nel Padre. Ed è questo il battesimo nello Spirito, nella vita di Dio, nell'amore. Ed è per questo che il battesimo è uno. E siamo tutti uniti nel battesimo. E io la gloria che hai dato a me l'ho data loro, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'uno, affinché conosca il mondo che tu mi mandasti e li amasti come amasti me. Ecco, Gesù conclude dicendo che la gloria che il Padre ha dato a Lui, e la gloria è l'attributo di Dio, il suo peso, la sua consistenza, la sua bellezza che si manifesta, e la gloria di Dio è l'amore del Padre verso il Figlio. E quest'amore che il Padre ha verso il Figlio, che è la gloria che il Padre dà al Figlio, la consistenza, uno esiste se è amato, ecco,
il Figlio l'ha data a noi, la gloria che hai dato a me, io l'ho data a loro. E ribadisce, perché gliel'ho data? Affinché siano uno come noi siamo uno. Cioè questa gloria, questo amore ci rende uno sulla terra come Dio è uno in cielo. La nostra unione c'è già in Dio e la storia è il luogo della realizzazione di questa unione tra gli uomini. Dove c'è questa realizzazione progressiva dell'unione, l'umanità cresce e si umanizza. Dove questa unione diminuisce, ci si distrugge. E come avviene questa unione? Ecco, adesso Gesù dà un'altra spiegazione capovolta alla precedente. Io in loro. Questa unione avviene per il fatto che Gesù è in noi. E come è in noi Gesù? È in noi perché se noi vediamo la sua gloria, il suo amore per noi, cosa capita? Che accettiamo il suo amore e lo amiamo. E se noi lo amiamo, lui è in noi. Noi da sempre siamo in Gesù, nel Figlio, perché lui da sempre ci ama. Se noi vediamo il suo amore e lo amiamo, anche lui è in noi. E questa unità tra noi si fa nell'unione col Signore. Nell'amore per lui, il Figlio, amo i fratelli e scopro i fratelli. E tu in me. Ecco, noi conteniamo il Figlio e il Figlio contiene il Padre. E noi siamo ormai il contenitore del mistero di Dio. Amando il Figlio, conteniamo il Figlio, il quale ama il Padre e contiene il Padre. Mentre prima diceva che noi siamo immersi in Dio, ora si dice il contrario, Dio è immerso in noi. Proprio mediante la risposta d'amore, mediante il suo amore noi siamo in Dio, perché abitiamo Lui, perché ci ama. E mediante l'amore che abbiamo per Lui, Lui abita in noi, dimora in noi, e allora ecco che Lui è immerso in noi. È il mistero più grande che ci sia questo. Che tutto l'universo è in Dio e Dio è tutto nell'uomo, nel cuore di ogni uomo. E ancora continua con tanti affinché siano perfetti nell'uno. E vuol dire, questa perfezione è un telos, vuol dire che c'è un cammino per raggiungere questa unione. È il senso della storia che punta a questa unione. Da quando Dio è tutto in tutti. E proprio in questa unione il mondo conosce che cosa? Che il Padre ha mandato il Figlio perché tanto ha amato il mondo da dare suo Figlio. Quindi il mondo conosce il Padre e il Figlio. E attraverso l'amore dei fratelli conosce che cosa? Conosce che tu, Padre, li amasti come ami me. E vi prego di fermarvi su queste parole, eventualmente tutta settimana o anche di più, è il vertice della rivelazione ed è il grande mistero di ciò che siamo e chi siamo noi, chi sono io, ciascuno di noi. Ecco, Gesù ci dice al Padre davanti a noi, li amasti come ami me. Cioè ciascuno di noi è amato dal Padre con lo stesso amore infinito che il Padre ha per il Figlio unico Gesù. Questa è la grande dignità di ciascuno di noi. E questo desiderio di essere amati in modo assoluto è il desiderio fondamentale di ogni uomo. Tutto lo facciamo per avere questo. È proprio la sete che permette di vivere. E tutti abbiamo il desiderio che ci sia questo. E tutti abbiamo la paura che non ci sia. E Gesù è venuto a mostrarci con la sua vita e con la sua morte che è così. E se noi crediamo alla sua parola e non alle nostre paure, e se noi crediamo al desiderio profondo che Dio ha messo
nel nostro cuore, non nelle paure che lo stravolgono, vediamo che c'è questa esperienza dello Spirito, che noi siamo in Dio e Dio in noi. Ed è il segreto profondo della vita nuova. La coscienza di essere in Dio, e questo è l'entusiasmo, è il Theos, siamo in Dio. E poi Dio è in noi, la grande sorpresa. Siccome vedete, qui c'è da fermarsi all'infinito, li amasti come amasti me. E poi Gesù diceva altrove, e io li amo come li ami tu. È venuto a mostrarci nel suo amore di figlio l'amore del Padre. Proprio rapidamente, sì, si può fermare sopra a lungo. Un istante vorrei che si rafforzasse quello che qui è detto in termini proprio calcati. Il versetto 21, che è poi ripreso al 23, dice circa l'unità, affinché siano uno. Ecco, più sotto dice affinché siano perfetti, avviati sempre più ad essere uno. E poi dice affinché il mondo creda, è ripreso dicendo affinché il mondo conosca, che è un'esperienza di ciò che è intravisto e creduto nella fede. E poi quello che è detto semplicemente, che tu mi mandasti, è ripreso con l'approfondimento, la sottolineatura, che tu li mandasti e li amasti come amasti me. Proseguendo, versetto 24, Padre, quanto mi hai dato, voglio che dove sono io anch'essi siano con me, affinché contemplino la mia gloria che hai dato a me, perché mi amasti prima della fondazione del mondo. È la penultima volta che Gesù dice Padre. In Giovanni, ecco, e stavolta, mentre prima chiedeva, ora Gesù vuole, chiede e vuole, chiede ciò che vuole e vuole ciò che chiede, quindi è una volontà efficace. E questo voglio, dicevamo già tempo fa, non è velleitario. È l'erba voglio che cresce nel giardino del grande re, è la volontà del figlio che è uguale a quella del padre, quindi è efficace. E tutta la storia è sotto questa volontà efficace di Dio. E qual è la volontà di Dio? Che è poi il suo amore. Riguarda il dove, riguarda un avverbio di luogo, dove, è un complemento di compagnia. Che siano dove sono io, che siano con me. Questa è la volontà del figlio. Che quanto il padre gli ha dato, e cosa ha dato il padre al figlio? Gli ha dato tutta l'umanità come suoi fratelli e vuole che tutti noi siamo dove è lui. E dov'è il figlio? Ecco, il dove è la cosa fondamentale dell'uomo, dove ti trovi. Il dove ti definisce, è il luogo delle tue relazioni, dove poggi i piedi per terra, dove vivi, dove comunichi, dove non sei estraneo, il dove è la tua casa, è da dove vieni e verso dove vai, è la tua identità, è il tuo posto. Quando sei fuori da lì sei fuori posto, non sei nel tuo dove, sei estraneo anche a te e a tutti. Ecco, e da Adamo in poi abbiamo perso questo dove, ed è la prima domanda di Dio ad Adamo: Adamo, dove sei? Non sei più al tuo posto? Il nostro dove è essere nel Padre, è lì la nostra patria, lì stiamo di casa. Lì siamo alla sorgente della nostra vita.
Lì scopriamo l'amore che ci fa esistere e che siamo lì, di casa, quello è il nostro dove. Vuole che tutti siamo lì. E l'uomo cerca sempre il suo dove. Avete mai provato come ci si sente strani? Sì. E non sappiamo dove siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Dove? E questo dove sono io, il figlio, siamo anche noi. Perché? Perché siamo con lui. E in questo dove c'è la compagnia del figlio, che è con il padre. E questo avverbio con, questo con, scusate, preposizione di con, è quella più espressiva quasi, almeno per noi gesuiti la compagnia di Gesù è questo, l'essere messi col figlio. È la definizione più profonda del cristiano. Chi è il cristiano? È colui che è con Gesù, il figlio, che vive in sua compagnia. È la definizione stessa di Dio. Chi è Dio? È l'Emmanuele, il Dio con noi. E stando dove lui, stando con lui, cosa facciamo? Contempliamo la sua gloria. La parola contemplare deriva dalla parola tempio, che è la stessa di tempo, che è quell'orizzonte circoscritto che fissi e che determini bene e nel quale poi ti orienti e capisci tutto. E in greco c'è una parola, theoren, che vuol dire vedere Dio, la teoria, vuol vedere lo spettacolo degli dèi. Ecco, stando con lui vediamo Dio, vediamo davvero quell'orizzonte e dove siamo definiti, dove ci orientiamo. Anzi, vediamo la gloria del figlio. E vedendo la gloria del figlio, riflettiamo sul nostro volto questa gloria e diventa nostra. Quella gloria che lui ci ha dato, quanto mi hai dato, io l'ho dato a loro, questa gloria. E la gloria del figlio è l'amore del padre. E siamo chiamati a contemplare quest'amore del padre per il figlio, per avere noi stessi quest'amore del padre come figli. Ed avere lo stesso amore per il figlio e per il padre e per i fratelli. Come vedete, sono parole estremamente semplici che però racchiudono tutto. E quella gloria, noi siamo chiamati a contemplare quella gloria che hai dato a me perché mi amasti prima della fondazione del mondo. La gloria del figlio è l'amore eterno del padre. Ma invece di dire amore eterno, dice prima della fondazione del mondo, e noi facciamo parte del mondo, per dire che a fondamento del mondo c'è l'amore del padre per il figlio. Il mondo è stato creato nel figlio, per il figlio, in vista del figlio, perché tutto diventi figlio. E ciò che è prima è anche durante e anche dopo. Cioè l'origine di tutto l'universo, della fondazione del mondo, è quest'amore del padre per il figlio, che è l'anima di tutto l'universo. E questo siamo chiamati a contemplare. Cioè capisco che qui le parole proprio profanano il grande mistero, però ecco, per favore stiamoci su perché no, capire questa è davvero la vita eterna. Anzi, uno si domanda, ma questa contemplazione quando avviene? Avverrà dopo? Si chiede, sì, dopo la morte di sicuro, però deve avvenire già prima. E molti commentatori dicono, Giovanni vuole che per noi la morte diventi insussistente. Cioè, contempliamo che cosa? Che veniamo da quest'amore e torniamo a quest'amore. Allora per noi la morte non è più morte, è comunione, è il passaggio dal mondo al Padre, è la Pasqua, è il dono della vita, è l'amore che si manifesta all'estremo, è la fiducia nel Padre, è la vita spesa per i fratelli.
Quindi la morte diventa insussistente, ha perso il suo pungiglione che avvelena l'esistenza, cioè la paura, l'egoismo, la solitudine, il non sapere da dove vieni, da dove vai. La mia vita è davvero, prima della fondazione del mondo, sono già amato da Dio e sono già nel Figlio, e così tutti. E lì è il mio ritorno, essere lì, dove? Lì, con Lui. Una brevissima nota, se è lecito, mi colpiva questo voglio che dove sono io. Questa volontà di Gesù, che non è una velleità, è stato detto, è fondante, io penso che sia esatto più che suggestivo, questa volontà è fondante il nostro desiderio, il desiderio dell'uomo che ogni uomo ha, il desiderio dell'essere uno e dell'essere dove, cioè in Dio, desiderio magari implicito, ma intenso senz'altro. Prima nota è questa. E la seconda è circa il con me. Io non so che cosa sia la vita nuova, la vita, diciamo, altra da questa, l'altra vita, come diciamo ordinariamente. Però penso che davvero, è Paolo che dice questo nella lettera ai Filippesi, è l'essere con Cristo. Credo che possa bastare questo, l'essere con Lui e di conseguenza con Dio, con la verità, l'amore e la bellezza. Padre giusto, anche se il mondo non ti conobbe, io invece ti conobbi, e questi conobbero che tu mi mandasti, e feci loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale amasti me sia in loro e io in loro. Se voi notate in questo testo, peccato perché bisognerebbe starci davvero molte settimane ancora, ma rileviamo qualcosa. Dopo aver contemplato la gloria, si parla subito dopo per 5 volte di conoscere. Il mondo non ti conobbe, io ti conobbi, questi ti conobbero, feci loro conoscere, lo farò conoscere. È importante il conoscere, la fede non è un atto cieco, è un'esperienza. E la parola conoscere in Giovanni è un'esperienza molto carica, il conoscere è relazione, è amore, è un'esperienza d'amore, ed è luce e vita. E questa ultima preghiera è la 6ª volta che Gesù dice Padre, e dicevamo già all'inizio, attende che la 7ª volta lo diciamo noi, Padre nostro. Ed è il commento al Padre nostro, questo capitolo 17, che fa Giovanni. Dopo averlo sentito 6 volte dire Padre, dice, siccome avete capito che ve l'ho fatto conoscere, ho dato la sua gloria, ho dato il suo amore, cosa dovete dire? Ho capito, Padre nostro, finalmente, mi arrendo a questo amore. E allora davvero Dio è in noi e noi in Dio. E chi lo chiama Padre giusto? Giusto richiama la giustizia e richiama il giudizio. Ora, qual è la giustizia del padre? Quando un padre è giusto un padre che si prende cura dei figli, che leva i figli, ama i figli, no? E li tira su giusti. Ecco, Dio è un padre giusto. La sua giustizia consiste nel suo amore verso i figli. E qual è il giudizio del padre sui figli? Se un figlio sbaglia, cosa fa il padre? Lo uccide? Se è un po' onesto, dice ho sbagliato io. Cerca di riparare. Padre giusto. Il giudizio di Dio sui figli, su di noi è la croce di Gesù. Gesù, che è il figlio uguale al padre, conosce il giudizio del padre. Il giudizio del Padre
e che lui è disposto a dar la vita per i suoi figli. Ogni padre è disposto a fare questo. E il figlio che conosce l'amore del padre fa il giudizio del padre, dà la vita per i fratelli che lo uccidono. Questo è il giudizio di Dio. E quando si parla di giudizio di Dio si intende la croce. Lì Dio ha fatto il suo giudizio giusto di padre. E il figlio che lo conosce ha fatto il suo giudizio giusto di figlio. Ha dato la vita per i fratelli. Quindi il giudizio di Dio è la salvezza di tutti i perduti. Se no non è giusto Dio. Ci ha messo al mondo per condannarci, poteva far senza mettermi al mondo. Che giustizia è questa? La giustizia di Dio è la salvezza di tutti, è l'opera sulla croce del Figlio che è la stessa giustizia del Padre. Cioè la giustizia di Dio ci giustifica, ci rende giusti. Perché? Perché la sua giustizia è amore infinito e vedendo l'amore infinito sulla croce del Figlio, allora accettiamo l'amore. Perché noi non lo accettiamo perché temiamo sempre che sia una trappola, che abbia delle condizioni, che non sia incondizionato. Mi vuol bene, ma poi chissà cosa vuole. Non vuole niente. Padre giusto, il mondo non ti conobbe, non ti ha conosciuto come padre e non ha conosciuto la tua giustizia, il tuo amore. Io invece ti ho conosciuto e anche questi ti hanno conosciuto. Hanno conosciuto che io sono il figlio mandato loro per salvarli e ho fatto loro conoscere il tuo nome di padre, il tuo amore infinito. E lo farà conoscere, l'ho fatto conoscere in tutta la vita. E qui Gesù fa il riassunto di tutta la sua esistenza, poi finisce in croce. L'esistenza di Gesù è stato far conoscere con opere e parole il nome di Dio che è padre. E poi, siccome mancano poche ore alla croce, lo farò conoscere. Cioè sulla croce lo renderà manifesto a tutti. Sarà la rivelazione totale della gloria di Dio, Padre e Figlio. E attraverso questo farlo conoscere cosa sarà? Avverrà che l'amore che il Padre ha per il Figlio sarà in noi. Perché? Sarà quel che capita sulla croce. Il Figlio ci ama con lo stesso amore del Padre e noi contemplando questo amore diciamo, ah, ho capito, finalmente dico sì a questo amore. Allora l'amore del Padre, lo Spirito, è in noi. E il finale della vita di Gesù è proprio questo, dare lo Spirito, dare l'amore del Padre a tutti i fratelli. E allora anche Gesù sarà in noi perché ricevendo il suo amore lo ameremo e allora abiterà dentro di noi. E dentro di lui abiterà il Padre e si riprende la storia, che Dio è in noi e noi siamo in Dio. Ecco, spiace finire questo testo, ma non finisce qui. Ecco, questo testo è il più bel testo del mondo, credo. È la rivelazione infinita di Dio, è la parola di Gesù che spiega lui stesso ciò che avviene sulla croce subito dopo. Quindi è la parola che dichiara il senso di ciascuno di noi e del mondo intero. E chiedo che ci torniamo spesso, ecco, su queste parole, in contemplazione. Ma mi viene da ripetere quello che altra volta forse è stato detto, che questa è una sorgente davvero di acqua viva. Se non la esauriamo, per dire, bevendola tutta, possiamo tornarci e dissetarci altre volte all'infinito. Qualche testo utile, oltre al Salmo 34-33 che abbiamo pregato all'inizio, anche il Salmo 100, Salmo 100, poi della prima lettera di Giovanni, capitolo 1, 1-6, capitolo 4, dal 7 fino al 5, versetto 4. Buonasera a tutti. Grazie. Volevo due chiarimenti, per cortesia. Il primo è sull'etimologia del termine cattolico.
Il secondo, visto che la morte è intesa come comunione dei figli con il Padre, perché allora il cristiano deve pregare per le anime dei defunti? Grazie. Il cattolico da catholos vuol dire secondo la totalità. Quindi il cattolico è quello che secondo la totalità, che abbraccia tutto. Ecco, e poi la preghiera per i defunti. È una cosa antichissima, ecco, che è difficile capire bene. Innanzitutto, io spesso, più che pregare per i defunti, mi sento in comunione con loro e li prego. Ecco, poi c'è sotto la dottrina tradizionale nella Chiesa che c'è una purificazione nella vita, questo lo sappiamo tutti, che magari non si riesce a compiere tutta nella vita. E allora c'è anche dopo del tempo. Ecco. Come sia il tempo dopo non ci è molto chiaro. Però è chiara una cosa, che davvero siamo solidali con tutti i vivi e con tutti i morti. E quindi vale l'intercessione per i vivi e per i morti, reciproca. Allora c'è questo grande mistero della comunione dei santi, dove vale l'intercessione degli uni per gli altri. Siccome noi siamo gli uni, preghiamo per loro, e loro che sono gli altri pregano per noi, ma è più probabile il contrario. E questo ci dà anche una certa soddisfazione, perché i più, si dice, pregheranno per noi che siamo i meno. Sì. È stato detto che il cristianesimo è un'esperienza d'amore. Quindi per essere cristiani si deve aver fatto questa esperienza d'amore. E allora tutti i cristiani hanno fatto questa esperienza di amore? E se ne fosse di no, o che cosa? Da cosa dipende il farla e non farla, il farlo prima e farlo dopo? Ecco, credo che una certa esperienza d'amore lo facciamo tutti, se no non possiamo neanche vivere. E anche al limite chi non può viversi dalla morte è perché sente che c'è un desiderio d'amore così profondo, e in qualche misura se c'è il desiderio deve aver intuito qualcosa, una qualche esperienza di qualcosa. Questa è la prima cosa. La seconda è che tutti noi arriviamo a essere persone umane perché qualcuno ci ama, e arriviamo a essere credenti perché qualcuno che ci vuol bene ci ha fatto conoscere Dio bene, almeno un po'. Qualora ci avessero fatto conoscere Dio male, chiamiamo Dio quello che chiameremmo il male. Cioè, il padre oppressivo, ingiusto, tremendo, esigente, che uccide, no? Per cui è molto importante la nostra testimonianza d'amore del padre, del figlio e verso i fratelli, è ciò che permette a tutti di scoprire Dio. Quindi siamo davvero collaboratori di Dio e del figlio. Il figlio se n'è andato, ci ha lasciato il suo spirito, perché anche noi possiamo testimoniare al mondo l'amore del padre. Ed è proprio testimoniando questo amore che io realizzo il mio essere figlio. E dicevamo, la credibilità di Dio è affidata alla nostra capacità di amare. Però la nostra capacità di amare è davvero infinita, ci ha dato il suo spirito e ci ama di amore infinito. Quindi la nostra capacità è fondata nel contemplare la sua gloria, nel ricevere il suo amore. E poi nel saper ricevere l'amore degli altri e riconoscerlo per quello che è. Non esigerlo, non rubarlo, e non pagarlo, non conquistarlo, accettarlo, riconoscerlo.
anche coi suoi limiti. Mi è piaciuto molto questa sera che hai insistito sul cristiano è colui che è con Gesù. Mi ricordo che tanti anni fa mi ha sempre colpito nella chiamata dei dodici, che dopo una notte di preghiera Gesù scelse i dodici perché stessero con lui. La Chiesa ha sempre molto insistito su una vocazione in cui uno deve fare, guarire, liberare, essere buono, essere bravo. E mi dà conferma che è proprio questo stare con Gesù, come Gesù lo dice anche a Maria, hai scelto la parte giusta. C'è veramente questa chiamata contemplativa di stare con Gesù e penso che questa esperienza nasce veramente solo da questa relazione. Dal prendere il tempo, che alla fine è l'unica cosa che posso fare, prendere il tempo di stare con Gesù. Grazie. E tra l'altro stare con una persona esige esattamente il tempo. E poi si sta con una persona in modo molto semplice. Innanzitutto con gli orecchi, cioè l'ascolti. E ascoltandola quella persona informa te, cioè ti informa, ti dà la tua forma, diventi come lei, pensi come lei. Poi stai con una persona con gli occhi, cioè col cuore, la ami. Poi stai con una persona coi piedi, la segui, cammini sulle stesse scelte, con le mani, agisci come lui. Cioè lo stare con Gesù proprio nel Vangelo, soprattutto di Marco, è espresso e con gli orecchi, con i piedi, con gli occhi, con le mani. C'è qualcosa di molto materiale, la contemplazione. Volevo chiedere un approfondimento sulla questione della morte. Perché diventa insussistente, mi sembra che comunque il cristiano non debba affrontare la morte in maniera apatica o estremamente serena, nel senso che Gesù non ha fatto così, ha sudato sangue. Allora volevo appunto un chiarimento su questo, cioè non... Sì. Tra la morte di Gesù e la nostra c'è un abisso. E che noi moriamo con Cristo, con il Figlio, perché Lui è il Figlio che è morto nell'abbandono assoluto da tutti per essere con tutti. Quindi la sua morte è unica, ha salvato tutti. E la sua morte è la perdizione assoluta, si è buttato in ogni perdizione. E noi in qualunque perdizione siamo con Lui consolati. Quindi la nostra morte è radicalmente diversa dalla sua. È Lui che è morto per noi e che è con noi, non noi con Lui. Ecco, per cui quando si vedrà la morte di Gesù si vede l'unicità di questa morte. Questo negli altri Vangeli soprattutto. In Giovanni addirittura la morte è già vista da dopo, è vista come gloria, come espressione dell'amore estremo e come comunione piena col Padre, anzi non si dice mai che Gesù muore, si dice che torna al Padre, si dice che è glorificato, si dice che è innalzato, si dice che è elevato, e questo è molto significativo. E cosa vuol dire che la morte è insussistente? Vuol dire una cosa precisa, che noi abbiamo coscienza di essere per la morte, si dice, no? Ecco, invece abbiamo coscienza nel Figlio di essere dall'amore del Padre e per l'amore del Padre siamo per la vita stessa del Figlio, che ha dato la vita per noi ed è risorto. E quindi la nostra morte è la Pasqua, come per Gesù, il momento
di passare da questo mondo al Padre, quindi è la, chiama anche il trasloco, il cambiare residenza, è il tornare finalmente a casa. E quindi è sdrammatizzato il senso della morte, ciò non toglie che ci siano i dolori, ma il dolore più forte della morte, credo, è sapere che si muore. Che supponete una cosa banale, vi fa male un dente, vabbè, darà fastidio, ma prendi un calmante. Se tu sai che quel dente è un, quel mal di dente è un tumore, che dopo un po' muori, e quel dolore diventa insopportabile, diventa un'angoscia assoluta. È lo stesso come dolore. Quindi non è il dolore in sé, è il dolore della morte che ci fa soffrire, che ci rende insopportabile anche il minimo dolore se si pensa che è in quella direzione. Ecco, invece non siamo per la morte, siamo per la vita. E se mi riconcilio col mio limite, perché la morte ci sarà, allora posso vivere sereno, se no vivo sempre nell'angosciosa attesa della morte alla fine e mi chiudo. Quindi è proprio la guarigione del nostro spirito questa riconciliazione, che è un cammino, chiaro. Non so se ho risposto. Versetto 22, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Mi fa venire in mente la preghiera della messa del Gloria, dove diciamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Non so se è venuta fuori, ha avuto origine da questo branetto qua. Però penso che non posso più dirla come l'ho sempre detta, insomma, come vengono dette la maggior parte delle preghiere, a passo di carica. Insomma, che ringraziamento è, cioè ci vuole un po' di spirito, no? Grazie, per Bacco ci ha dato il massimo, no? Il famoso talento che dà il padrone della vigna a tutti i lavoratori che chiama, è il massimo, è la sua gloria, e ci vuole un po' di riconoscenza, o no? Io consiglio anche su questo testo davvero di fermarsi con molta calma e lasciarlo risuonare dentro, anche a modo di mantra: li hai amati come ami me, starci su prossimi 50 anni. Poi si può ripetere. Io volevo ricordare Elisabetta della Trinità, che è una mistica che ha proprio contemplato questa inabitazione, e poi un altro episodio della sacri libri che negli Atti degli Apostoli, quando si parla dei primi cristiani che univano la mensa, che si volevano bene, gli altri venivano a loro proprio perché si volevano bene. Ovvio, non è che solo si volevano bene, partivano da un amore che li irradiava e che era effusivo, per cui l'amore era proprio distintivo, insomma, dei primi cristiani con stupore degli altri. Era una cosa per loro completamente nuova. E per restare a Giovanni, quando Gesù ha lavato i piedi e ha dato il comandamento dell'amore, dice: da questi tutti sapranno che siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Per cui la conoscenza del discepolo davanti al mondo è: se ci amiamo, veniamo riconosciuti come discepoli del Figlio, e si conosce il Padre. Franco.
mi sembra che tutti qui trovino le loro risposte. La trova l'uomo che voleva diventare Dio. C'è scritto. Non solo, ma la trova Dio, perché il dubbio sulla domanda, cioè, c'era sempre: Adamo, dove sei? Adesso Dio sa dove è Adamo, è in Cristo. Tutto è andato a posto. Questo brano è davvero il ritrovamento di tutto in tutti, ed è la visione finale del Cristo. Cioè, questa preghiera abbraccia tutta l'arco della storia, la dice qual è l'origine da prima della fondazione del mondo, quel che è prima della fondazione poi è sempre. Io accolgo senz'altro l'invito a meditare, perché non saprei cosa dire stasera, ma è successo questo, che stasera all'improvviso mi sono chiesto, a proposito di unità di cristiani e del cristianesimo che non si pone con la propaganda, cioè io avevo nella mia vita ascoltato un sacco di persone che parlavano e molte parole e, ma cosa succedeva? Che io mi vergognavo di essere cristiano, cioè un imbarazzo tremendo, e quindi le parole evidentemente non servivano, la propaganda non serviva, e ricordo questa sera all'improvviso che, quando è stato un momento decisivo, sono entrato in una chiesa e c'erano dei giovani che leggevano il Salmo. Ecco, quello è stato il momento decisivo. Se uno anche ripensa alla propria fede, si accorge che i momenti decisivi è dove ha scoperto qualcosa che ha il sapore di questo amore, di quest'unità, che da prima della fondazione del mondo, insomma, e che c'è nel profondo di tutti, e lo vede realizzato in qualcuno e gli si risveglia anche in lui questo, e allora dice: ho capito. Poi bisogna ricordarlo spesso, perché ciò che abbiamo capito tendiamo a dimenticarlo, se è giusto, se è sbagliato lo ripetiamo tranquilli. Che va a posto, tutto che coincide, tutto che si rivela essere come sarebbe dovuto, e è tutto invece spesso così. La morte è noi sappiamo benissimo che dobbiamo morire, ma a volte è proprio la morte degli altri che ci rende la vita insopportabile, di quegli stessi altri che abbiamo anche amato in nome dei sacramenti che il Signore ci ha dato. Il rapporto genitori e figli non è proprio semplice, come l'ha detto lei. Qualche volta perdoniamo troppo, qualche volta perdoniamo troppo poco. In ogni caso, quello che io ho sentito questa sera è, mi dispiace dirlo, ma troppa certezza. A me sembra che la realtà, ad esempio, dice: noi siamo, dove siamo, dov'è il capitolo, dove siamo noi?
se lei mi dice dove è il Cristo, io rispondo sulla croce. E dove sono io? E ci sono tante belle frasi, sono più belle se sono vere e vissute. Quando invece si sperimenta, si vuole che le frasi siano vere. E lei mi dirà che magari non si vuole abbastanza, può darsi, però faccio fatica a crederlo. E si sperimenta invece, cioè nella nostra quotidianità, che è proprio un po' l'opposto. E quando lei ha parlato dell'immaginazione, vuol dire che anche lei sa che c'è l'opposto. Credo di sì. E allora è difficile qualche volta, il Signore ci... sì. Non vuole niente. Posso dire una cosa, no? Su questo testo? Ecco, prima di tutto queste parole non le dico io, le dice Gesù, ma molto meglio, ecco. Quindi le rispetto abbastanza, più delle mie idee. Secondo, le dice uno che sa definire in croce, da maledetto, lui che è l'unico giusto. Questa è la garanzia. Cioè, non è che le dice a buon mercato, ecco, questo voglio dire. È uno che sta conoscendo fino in fondo tutto il male che non è dovuto a lui, perché tutto sommato io di male ne avrò anche avuto, ma mi è anche dovuto, cioè lo faccio, voglio dire, c'ho abbastanza coscienza per conoscerlo, e mi urta tanto il male che vedo in giro perché lo ritrovo anche in me. Ora, questo qui che è il giusto, che si vede in croce e sa leggere la sua croce e la croce di tutto il mondo dei perseguitati e degli schiacciati da noi bravi, come la gloria del Padre che lui assume su di sé, e questa per me è una grossa sorpresa, è la salvezza del mondo che ha fatto lui. Ecco, però Padre, io non ho detto che noi facciamo fatica, siamo bravi. Io non ho detto che siamo bravi, assolutamente. Faccio fatica perché credo ai miei deliri e li realizzo. Se comincio a credere a lui e a realizzare quel che ha fatto lui, cambio. Ed è questo davvero il faticoso passaggio alla fede, che opera la parola stessa, perché è l'unica, anche se uno trovasse una soluzione più ragionevole al male, sono pronto a seguirla. E noi ci abbiamo spiegazioni al male molto ragionevoli oggi che vanno per la maggiore. Basta distruggere chi fa il male, no, per dire. E qui invece è uno che sta affrontando il male andando in croce per amore dei fratelli e dice: questa è la gloria del Padre. È il grosso enigma. E quando si parla di questo si parla davvero di qualcosa che è l'essenza del cristianesimo, ma è la salvezza del mondo. Ecco, cioè voglio dire, è in gioco il mondo su queste parole. E la nostra fede, è chiaro. Se uno legge il giornale, è chiaro, ma non occorre neanche leggere, si sa già che cosa c'è. Se uno legge se stesso, vede già, o se guarda in giro. Eppure, proprio in questo mistero di iniquità del mondo, che è fatto così, c'è questo mistero di salvezza nel mondo, che è l'unità nell'amore di uno che sa amare fino all'estremo e dare la vita. Uno. E di quelli che gli van dietro. E questo apre la luce sul mondo, apre la finestra in questa stanza buia. E quindi è di grande speranza, ecco, volevo dire. E forse dovremmo abituarci di più, perché l'uomo davvero non è secondario quale parola frequenta. Cioè, se non frequento queste parole di speranza, io sono disperato. E agisco da disperato. Se frequento queste parole di speranza, vedo che sono vere e agisco nella speranza e nell'amore per quel che mi è possibile nella mia. E vedo che è così per tutti. Per tutti, di mano in mano che ne prendono coscienza, ecco.
E allora è tutto un lavoro paziente di crescita nella coscienza, nella conoscenza, che è quello che si cerca di fare, ancora dopo. Per tutti, di mano in mano che ne prendono coscienza, ecco. E allora è tutto un lavoro paziente di crescita nella coscienza, nella conoscenza, che è quello che si cerca di fare. Ancora dopo 2000 anni si vede che più o meno qualcosa passa. Erano poi 12 persone che capivano quanto noi o anche di meno, e qualcosa è avvenuto, ecco. E poi dirò di più. C'è un'esperienza interiore dello Spirito Santo e dell'incontro col Signore che ti fa risorgere in questa vita. Che è quella che si fa più o meno tutti, presto o tardi, e che dà senso a questa mia vita, dove anche vedo che la morte è il male che c'è, e va bene, c'è. La morte è un fatto naturale, è come la vivo che è bestiale, perché io non l'accetto. E perché non l'accetto? Perché è la mia distruzione? Se so che quella è la mia comunione col Padre, sono già nel Figlio, ho questa esperienza, non è la mia distruzione, è il mio limite. E il mio limite è la comunione con l'altro. Come il mio limite non è la mia distruzione con l'amico, il mio limite è il luogo dove mi accetta, mi aiuta, dove c'è solidarietà. E questi sono fatti reali. Ed è l'esperienza spirituale anche questa. Una frase che mi è stata detta e che ho ricordato con gratitudine è: io so che a Emmaus hanno fatto tanta fatica a riconoscerlo. Cioè, credo che... Si fa fatica a sentire, Signore, se non ti... No, voglio dire che io sono... Così, sono molto contenta. Vorrei dirle che queste certezze mi rassicurano, però non sono proprio alla portata di tutti, ecco. A me basta che siano alla mia portata. Mi considero così a livello infimo che se è a portata mia ci arrivano tutti, perché sono cose fondamentali. Questa è una cosa. Ci vuole, no, dico davvero, ci vuole la pazienza. Queste cose che io arrivo a capire dopo tanti studi, una povera donna lo capisce subito perché? Perché lo sa, la vita l'ha provata così tanto che ha capito meglio di me. Quelle vecchiette che vanno in chiesa che tante volte diciamo non contano, queste cose come le hanno capite? Sostengono il mondo. Per dire, no? E forse dovremmo capire che queste cose sono rivelate ai semplici. E soprattutto lo fanno tanta gente che neanche sa che è così, che lo vive. E noi almeno ci arriviamo di traverso, attraverso la parola e la conoscenza e un po' di esperienza, sì. Va bene? Alla prossima puntata, il resto.